Castagna, liberare l'area portuale dai taxi ha migliorato il traffico, è il commento del sindaco di Casamicciola dopo lo spostamento dei taxi lungo via Tommaso Morgera. La soluzione però non è definitiva, siamo disponibili al dialogo per migliorare i nostri provvedimenti. Guasto servoscala per disabili alla scuola media Scotti di Ischia, da oltre un anno il servoscala è fuori uso causando numerosi disagi per gli studenti costretti a spostarsi in carrozzina. Vito Iacono, lo sgombero di Citara, una cosa ridicola e mal gestita. Per il consigliere di opposizione al comune di Forio, l'iniziativa dell'amministrazione deriva da uno scontro tra privati che occupano quell'area. La politica, invece, avrebbe dovuto mediare. Domenica prossima a Dischia una manovra per la vita, la manifestazione organizzata dalla Società Italiana di Emergenza ed Urgenza Pediatrica, allo scopo di divulgare gratuitamente le manovre antisoffocamento per prevenire la morte per questa causa. Dopo il telegiornale L'Isola siamo noi a seguire il rotocalco eventi in anteprima tv. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tere partiamo con Barano di abusivismo edilizio, si sta parlando questa sera nel corso del Consiglio Comunale tra abbattimenti e acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. La discussione è stata richiesta dai consiglieri di minoranza che hanno rivolto una serie di quesiti per i quali è stato chiamato a rispondere l'avvocato Bruno Molinaro in qualità di esperto. Molinaro ha risposto ai consiglieri di opposizione partendo dalla mancanza del piano paesaggistico e dalla inutilità di approvare i PUC, i piani urbanistici comunali. Sarebbero, dice Molinaro, risorse spese inutilmente. La sistemazione dei taxi a Casamicciola lungo via Tommaso Morgera ha sollevato le critiche degli operatori, ma non solo. La soluzione non è quella definitiva, commenta il sindaco Castagna. Anche se dobbiamo dire che il traffico ora è più scorrevole. Certo bisogna organizzare meglio il servizio perché i turisti non possono percorrere 300 metri di banchina sotto il sole o la pioggia prima di arrivare ai taxi. Siamo sempre disponibili al dialogo e a migliorare i provvedimenti presi, continua il sindaco. Sentiamolo. Stagione estiva ormai conclusa. Si tirano le prime somme. Ti chiedo un consuntivo per quanto riguarda la questione tassi. Soddisfatto delle scelte fatte? Ritenete che siano le scelte migliori? Soddisfatto a metà, nel senso che non, è, non credo che la soluzione sia quella la definitiva noi eh, eravamo partiti con il fatto che potevamo ecco, aprire questa benetta finestra sul posto nel senso che c'era la possibilità di organizzare un servizio per il turista che appena arrivava chiamava e quindi stiamo con l'amministrazione vagliando questa, eh, questa necessità che hanno sollevato giustamente i tassi ma hanno sollevato pure parecchi turisti nel senso che nel periodo estivo e invernale farsi 300 metri non è che sia una bella cosa Adesso anche, questo è un servizio che state cercando di mettere eh, in piedi per l'anno prossimo. Per quanto riguarda l'anno appena concluso, oggi l'allocamento dei tassi lungo la strada statale ha creato disagi per parcheggi in doppia fila e anche per i turisti che dovevano attraversare. Come verrà fatto per il futuro? Ripeto, cioè nel senso che il doppia fila è stato, è stato quasi del tutto. Diciamo, risolto perché abbiamo allungato un po' i posteggi quindi nella sostanza anche perché ripeto quando si vanno a cambiare certe cose è chiaro che ci devono stare per forza di cose degli aggiusti non, cioè quando l'amministrazione fa un provvedimento sicuramente questo provvedimento non è che sia proprio esatto e preciso in tutte le sue parti quindi ripeto le cose vanno aggiustate in linea generale da quello che ha detto pure il comandante dei vigili e pure sentendo altre forze di polizia le cose sono andate meglio perché abbiamo visto che lungo la statale, le cose, diciamo, il, il traffico è, 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 insomma, è andato meglio. È. I riferimenti dell'Associazione dei tassi spesso si sono confrontati con voi, hanno esposto delle lamentele e voi avete cercato di ascoltarle appieno. Sì, certo, no e noi costantemente, insomma la mia amministrazione è un'amministrazione che ha le porte aperte a tutti, nel senso che qualsiasi cosa, anche se è un provvedimento che poi me lo devo, eh, me lo devo revocare, assumendo tutte le responsabilità e devo appunto eh, rivedere il tutto lo faccio senza problemi, nel senso che ogni cosa io dico sempre che va vagliata, va fatta e poi se va bene è tutto a posto se non va bene si cerca di risolvere in un altro modo. Ciò che abbiamo fatto credo che secondo me eh, la, la, la soluzione di tutta la problematica era l'abbiamo portata al 50-60% come soluzione. È chiaro che ci resta l'altro 40% e dobbiamo necessariamente insomma, affrontare, adesso che è il periodo invernale, magari andare a aggiustare. Per l'effettuazione di lavori urgenti, Levi informa che l'erogazione idrica sarà interrotta a Casamicciola nella frazione di Perrone, nonché nelle zone limitrofe, a partire dalle ore 20 di domani mercoledì e fino alla conclusione dei lavori che salvo imprevisti dovrebbero essere ultimati entro il 6 ottobre. A essere interessati dall'arresto della distribuzione idrica saranno le seguenti zone, il Parco delle Mimose, Parco Mare Verde, tutte le case comunali di Perrone, via Mortito e Traverse, la zona denominata Limoni e la zona circostante la Edil. Kazavicela. Le forti piogge di questi giorni hanno creato disagi e allagamenti nelle solite zone del comune di Ischia. I canaloni questa mattina si presentavano completamente ostruiti ed allagati con l'acqua che arrivava in via Roma. Nonostante gli interventi fatti negli anni passati sembra che il problema non sia stato risolto. Residenti e commercianti della zona continuano a protestare, sono anni che viviamo con l'incubo della pioggia che ci confina in casa, allaga negozi e ristoranti e fa tanti danni. Sarebbe ora che questa situazione da terzo mondo, dicono, venisse risolta una volta per tutte. Presso la scuola media Giovanni Scotti di Ischia il servo scala per disabili è guasto da oltre un anno, causando numerosi disagi per gli studenti costretti a spostarsi in carrozzina. Vediamo il servizio. Diritto alla mobilità negato ai disabili presso la scuola media Giovanni Scotti di Ischia a causa dell'insensibilità politica dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giosi Ferrandino, che da oltre un anno a questa parte non ha fatto ancora riparare il servoscala che dall'atrio centrale della scuola porta le classi attigue agli uffici della segreteria e della presidenza. Un starsi in carrozzina, ma che dallo scorso anno non può essere utilizzato perché chi di dovere non ha provveduto ancora a farlo riparare. E così, per poter accedere a scuola, la sala mensa diventa l'ingresso principale per chi si muove in carrozzina e quando durante le lezioni c'è necessità di spostarsi e la pioggia non consente l'utilizzo del refettorio, bidelli ed insegnanti sollevano di peso la carrozzella per dare le possibilità agli alunni di poter attraversare la scala. Assurdo, ma possibile che all'interno di una scuola si debba assistere a scene di cotanta vergogna sociale? Perché nonostante le continue sollecitazioni della scuola, l'amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla riparazione del servoscala? Quanto tempo dobbiamo ancora attendere affinché presso la Scotti venga finalmente garantito il pieno diritto alla mobilità dei diversamente abiti. Ad Ischia, in via Antonio Sogiuzzo sono stati avviati lavori per la realizzazione e la modernizzazione della rete fognaria. Per questo motivo è istituito su via Sogliuzzo il senso unico di direzione Ischiaponte a partire da Piazza degli Eroi fino all'incrocio con via Leonardo Mazzella. È fatto obbligo ai veicoli in uscita da via Francesco Sogiuzzo di voltare a sinistra in direzione Ischia Ponte. Gli autobus provenienti da Ischia Ponte svolteranno per via Foschini. La vicenda del porto di Forio, attesa per il 28 ottobre la sentenza del Tar Campania sul ricorso presentato da Nello Morgera relativo alla inagibilità del porto. Intanto i pescatori restano relegati in un'area all'esterno del porto stesso e la banchina Borbonica, nonostante le promesse e le rassicurazioni dei politici, resta ancora interdetta e quindi non utilizzabile. Continua così la protesta dei pescatori. Lo sgombero del piazzale di Citara è una cosa ridicola, lo sottolinea il consigliere di Forio di Opposizione Vito Iacono. L'iniziativa dell'amministrazione deriverebbe da uno scontro tra privati che occupano quell'area. Invece la politica, dice Vito Iacono, avrebbe dovuto mediare per salvaguardare i diritti dei cittadini. Sentiamo Vito Iacono. Questione di Citara: sgombero. E tante attività chiuse nel mezzo della stagione turistica. La, la cosa strana, ma diciamo ridicola, vincendo qualsiasi forma di ipocrisia, è che l'iniziativa dell'amministrazione deriverebbe da uno scontro fra i privati che occupano quell'area. Ergo non c'è eh, diciamo, il governo del territorio, il comune non sa in queste aree che cosa succede e quando ne viene a conoscenza segue l'onda giustizialista dello scontro e non ritiene di dover intervenire in un'ottica e logica immediata che è dovuta alla pubblica amministrazione per capire in che modo si possono salvaguardare i diritti dei cittadini che denunciano perché giustamente si sentono lesi nei propri diritti e garantire il prosieguo delle attività commerciali. Cinto Matera dice che lui le autorizzazioni le ha avute e sembra che le abbia avute davvero, però eh, oggi è cambiato il regolamento del suolo pubblico e lui si trova. Fuori dalla, dalle regole. Io non entro nel merito della specifica questione perché non lo faccio per mia deontologia diciamo, uh, di, di politica, perché il problema lo verifico sul piano generale. Ritengo che il piazzale di Citara nel suo complesso andava e va risanato e restituito alla piena fruibilità, nel rispetto di dati anche estetici e architettonici che siano coincidenti con quello che è il valore paesistico e paesaggistico della Baia di Citara, e questo ancora una volta non è. a Caduto. La verità è che oggi il Comune deve capire laggiù chi ha pieno titolo di godere degli spazi e di svolgere l'attività e condividere con i privati, con la sovrintendenza e con gli uffici competenti una ripianificazione della fruibilità della piazza vincendo le logiche giustizialiste. Il governo del territorio non può essere affidato allo scontro fra privati e alle sentenze, deve essere determinato dalla volontà politica che deve essere espressa nei modi e soprattutto nei tempi perché giustamente se poi il privato viene leso. Da, una, da un cambio in corso di una regola non c'è certezza né del diritto né della eh, fruibilità di quella. Quindi l'auspicio è che ci, siano praticamente questi, che ci sia un percorso virtuoso in questa direzione. Si è svolto presso la sede del distretto 36 di Ischia e Procida un incontro tra il direttore sanitario, dottoressa Carmela Aiardo Esposito, ed una delegazione del Comitato per il diritto alla salute dell'isola di Ischia, guidata dalla presidente Gianna Napoleone. Esaminate le criticità più evidenti ed urgenti rilevate sul territorio, la dottoressa Aiardo ha comunicato alcune novità positive, soprattutto riguardo al potenziamento di alcuni ambulatori e prestazioni specialistiche. In particolare sono aumentate le ore assegnate alla fisiatria, alla endocrinologia e alla diabetica betologia, per la quale si è proceduta ad una riorganizzazione dei servizi all'utenza anche d'intesa con i medici di base. Alla luce del recente bando dell'ASL è stato aumentato il monte ore assegnato sull'isola alla neuropsichiatria infantile. Tra i temi affrontati anche quello del funzionamento del CUP, cui il distretto ha cominciato ad apportare dei correttivi, la cui reale efficacia andrà seguita e poi verificata. Domenica prossima, 9 ottobre, in piazzetta San Girolamo a Dischia, dalle 10 alle 13, ci sarà una manovra per la vita, manifestazione organizzata dal dottor Giuseppe Parisi, nome della Società Italiana di Emergenza ed Urgenza Pediatrica, col patrocinio del Comune di Ischia ed il partenariato della Croce Rossa Italiana e la collaborazione delle ONLUS, i Fiori di Giada e l'Unione Italiana in lotta alla distrofia muscolare. Scopo della manifestazione è quella di divulgare gratuitamente tramite istruttori esperti, con l'uso di idonei manichini, le manovre antisoffocamento, tanto importanti per la prevenzione della morte per questa causa. Un bambino ogni quattro, tra quelli che muoiono nei primi anni, perdono la vita in conseguenza di una ostruzione delle prime vie aeree. Vediamo il servizio con l'intervista al Dottor Parisi. Domenica prossima in piazzetta San Girolamo a Dischia una manovra per la vita, si tratta proprio di un appuntamento per insegnare alle mamme o chi per esse come aiutare i bimbi in caso di bisogno. A differenza di quello che molte persone, persone pensano, la maggiore causa di mortalità nell'età pediatrica sono gli incidenti, in particolare nei bambini più piccoli un, un, dei, diciamo, su, su quattro incidenti mortali, uno è dovuto al soffocamento. Quindi, l'occlusione lo, delle vie aeree superiori è una causa importante quindi, di mortalità. E eh, saper fare de, queste manovre, avere un'idea di quello che, che è, 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 occorre fare, è un metodo importante eh, per prevenire queste, queste morti. Ma non solo le morti, perché da questi, eh, da, dal soffocamento. Uh, magari il bambino può essere salvato ma uh, può avere degli importanti reliquati. Quindi uh, la maggior parte delle persone viene presa dal panico, non sa che cosa fare e sta lì a guardare il bambino che sostanzialmente muore così, in modo stupido. Invece, uh, essendo addestrati sul cosa fare uh, a seconda poi dell'età del, del bambino, si può riuscire a ottenere un buon risultato, cioè quello di, di sostituire il bambino e quindi salvargli la vita. Domenica prossima, domenica 9 ottobre dalle 10 alle 13 circa in piazzetta dei Pini ci sarò io con un, un, un gruppo di istruttori, alcuni facenti parte eh, del mio reparto, altri invece che vengono eh, insieme a, sono gli Schitani, che però fanno parte della Croce Rossa, che è un partner importante di questa iniziativa, e poi ci sarà un collega medico che proviene dall'ospedale di Pozzuoli, che è uno, uno, veramente uno dei più grossi esperti in Campania per quanto riguarda eh, le emergenze e urgenze in età pediatrica. Eh, quello che volevo sottolineare è che noi abbiamo appunto come partner la Croce Rossa, abbiamo il patrocinio del comune eh, di Ischia, poi... Eh, abbiamo come eh, diciamo, eh, sponsor queste due onlus, i fiori di Giada, che peraltro sono quelli che la, la onlus che ci ha regalato questi manichini che servono appunto per fare la dimostrazione, e l'Unione Italiana eh, Lotta alla mh, Distrofia Muscolare. Quindi spero che eh, questa manifestazione, che è già la sua seconda edizione, abbia il successo. Perlomeno dell'anno scorso, in quale vennero circa 200 persone vicino al nostro gazebo e eh, molti di quelli insomma sono, sono stati ben istruiti a questo scopo. L'ASL Napoli 2 Nord ha ufficialmente cancellato il servizio di unità di terapia intensiva coronarica UTIC sull'isola Dischia. A tal proposito, il Comitato per il diritto alla salute ha indetto una grande manifestazione popolare che si terrà a Dischia venerdì 14 ottobre. Rilevata la totale inaffidabilità delle rassicurazioni ricevute dagli amministratori comunali e regionali, il servizio UTIC viene considerato dal Comitato assolutamente irrinunciabile è scritto in una nota dello stesso Comitato proprio in considerazione della insularità e dei disagi che essa comporta ai casi cardiologici urgenti che dovessero colpire residenti ed ospiti della nostra isola. Ci spostiamo a Procida dove il Consiglio Comunale, in data 5 agosto, ha deliberato all'unanimità la proposta del consigliere Giovanni Villani di richiedere all'ASL di effettuare un'indagine conoscitiva sul territorio isolano per verificare la presenza di fattori che favoriscano l'insorgere di patologie tumorali al fine di poterle eventualmente rimuovere. La richiesta nasce dalla constatazione, sulla base di dati forniti dall'ASL, della elevata presenza di malati oncologici e dell'alto numero di decessi per tumori che si registrano sull'isola di Procida. È in libreria l'ultimo libro di Alessio Filisdeo, La cacciatrice, edito da Nativi Digitali Edizioni. Si tratta del continuo della saga di Nick il Vampiro, che è stato protagonista dei libri precedenti di Filisdeo, Una notte di ordinaria follia e Le Follie del Vampiro Nick. Ma sentiamo direttamente di cosa si tratta nell'intervista con l'autore. In libreria l'ultimo libro del giovane scrittore schitano Alessio Filisteo che si intitola Il risveglio della cacciatrice. Allora, Alessio, a leggere proprio dietro il libro, quella che è la copertina finale, insomma, c'è tanta, tanta materia. Questa uh, Amanda Prince mi sembra piuttosto energica come eroina. Sì, dopo gli altri romanzi sempre ad ambientazione sovrannaturale con protagonisti vampiri, questa volta ho voluto mettere il lettore dalla prospettiva di una cacciatrice di vampiri, ovviamente del tutto umana. E la storia prende piede nella moderna San Francisco, una San Francisco notturna con i suoi vizi e le sue, le sue stramberie, i suoi nightclub. E la, la nuova missione di questa cacciatrice è uccidere una nostra vecchia conoscenza, ovvero il vampiro Nick, protagonista dei, due, dei miei due romanzi precedenti. Ovviamente, tra la storia è un po' più lunga degli altri due romanzi, ci saranno inseguimenti, sparatorie, come un vero e proprio palpo urbano, per poi concludersi con il grande scontro finale contro un misterioso nemico, un antico Nosferatu. Ecco, insomma, diciamo che la tua è una saga, questa saga del vampiro Nick, giusto? Che poi insomma diventa un aspetto femminile con la cacciatrice. Eh, molti si chiedono, tu stando a Dischia, come diciamo ricavi queste idee così gotiche per i tuoi personaggi? Um, soprattutto da altri autori, ovviamente stranieri, perché in Italia questo è un genere che non viene molto scritto, ma anche ovviamente dai film hollywoodiani o anche dalle serie TV. Ecco, stai già scrivendo un prossimo libro, c'è cioè un una prossima protagonista, o sempre Nick. La saga di Nick potrebbe proseguire per un altro paio di avventure. Io alla fine di ogni mio romanzo cerco sempre di chiudere la storia in modo da non lasciare il lettore troppo in sospeso, troppo insoddisfatto. Comunque, sì, potrebbero esserci altri seguiti, perché no? Ti piacerebbe vederlo realizzato al cinema? Eh, penso sia il sogno di qualsiasi scrittore quello di veder trasposta la sua opera al cinema o anche in tv. L Ultima domanda, dove possono acquistare questo libro i telespettatori? Allora questo libro può essere acquistato sia in ebook, ovvero in digitale, che in formato cartaceo. In ebook al prezzo di 3,99€ su qualsiasi negozio online, quindi Amazon, IBS, qualsiasi negozio, mentre in cartaceo al prezzo di 12€ euro, può essere ordinato da Amazon. Questa sera, nell'ambito della trasmissione L'Isola siamo noi, in onda dopo questo telegiornale, lo storico isolano Giovannino Di Meglio ci racconta la visita Ischitana dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, recentemente scomparso. Seguirà lo spazio della filosofia non convenzionale di Tommaso Ariemma. Il tema di questa sera è Cartesio ed il selfie. A seguire poi ci sarà il rotocalco, eventi in anteprima TV. Sarà presentato domani mercoledì alle 17.30 alla Biblioteca Antoniana di Ischia il libro della professoressa Angela Procaccini di Come Donna, Sette donne, Sette spaccati di vita dolorosi, veri, fin troppo attuali. Un libro che parla d'amore, l'amore delle donne, sette storie necessarie dunque ad un paese in cui di donne e d'amore si parla, certo, ma quasi mai con la gravità e lo spirito critico che la rilevanza sociale del tema imporrebbe. E siamo in chiusura, come sempre uno sguardo al meteo per la giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, farà più freddo per l'arrivo di aria proveniente dalla Russia, quindi temperatura in diminuzione, venti moderati da nord-est, mare mosso. Grazie per averci seguito anche in questa edizione. Vi lascio quindi ai programmi con l'Isola Siamo Noi ed eventi in Anteprima TV. E noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.